faremo gli amaretti. Gli ingredienti che servono sono 4 albumi, nel caso non avessi gli albumi basterebbero 140 grammi, io infatti avevo il brick e ho usato 140 grammi. 250 grammi di zucchero, ma come sapete io diminuisco sempre, quindi ho dimezzato la dose e ne ho usati 125. 300 grammi di mandorle senza sale, senza zucchero, mandorla liscia. Che adesso andremo a frullare. Come vedete, questi sono i nostri 3 ingredienti, non serve nient'altro. Quindi iniziamo col frullare bene le mandorle, le nostre mandorle. Eccoci, le nostre mandorle si sono tritate. Come vedete è diventata una farina, la lasciamo da parte un momento. Ora dobbiamo montare gli albumi con lo zucchero. Quindi io inizio. Gli albumi si sono montati con lo zucchero, ora possiamo prendere le nostre mandorle tritate e andiamo ad unirle delicatamente. Elaboreremo l'impasto sempre dal basso verso l'alto. Ok, dal basso verso l'alto. Il nostro impasto è pronto. Vi ricordo le dosi, 4 tuorli oppure 140 g di albume, 250 zucchero di canna, io ne ho usato la metà, e 300 g di mandorle. Come vedete sono solo 3 ingredienti, semplicissimo. Ora prendiamo una teglia con la carta forno, vi faccio vedere l'impasto, deve essere abbastanza omogeneo. Prendiamo un cucchiaio e facciamo delle piccole palline sulla nostra carta forno. Ora questa è la prima teglia. Seconda teglia, voglio provare a dargli un pizzico di glassatura sopra con dello zucchero sempre di canna. Ecco qua. Ed è pronta anche lei per essere infornata a 180 gradi per una ventina di minuti. Come vedete non ho fatto neanche tempo a sfornarli, che in metà sono andati a ruba. Vi auguro buona merenda, buon dopo cena e a presto.